Sei nuovi vulcani sono stati scoperti. Si trovano a pochi chilometri dalla costa, compresa tra Trefontane e Sciacca in Sicilia. Siamo a sud-ovest della Sicilia. Questi vulcani hanno un nome. Actea, Climene, Doride, Nisea, Janeira e Janassa. Questa notizia è di qualche settimana fa, ne hanno parlato un po' tutti i giornali, eccetera, eccetera. In questo video, però, vorrei raccontarvi come questi vulcani sono stati scoperti. Perché il fatto che siano stati scoperti è una cosa interessante, certo, ma il come, secondo me, lo è molto di più. Cioè, quali tecniche sono state utilizzate? Che tipo di dati sono stati utilizzati? Ovviamente non andremo nel dettaglio tecnico, però almeno possiamo farci un'idea di come si affrontano questi tipi di studi, che tipo di dati vengono utilizzati, ecco. Insomma, possiamo farci un'idea più chiara di cosa in realtà si va a vedere per localizzare questi vulcani, per descriverli. E magari durante queste sere d'estate, insomma, potremo raccontare qualcosa di interessante a qualche nostro amico durante qualche cena, insomma, amici, parenti. Prima di tutto, questa notizia com'è che è uscita fuori? C'è stato uno studio scientifico condotto dal collega Emanuele Lodolo dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, ovviamente insieme ad altri coautori, ed è stato pubblicato sulla rivista scientifica. Marine Geology. Per chi volesse approfondire, ho aggiunto il link dell'articolo completo in descrizione. Ho letto questo articolo e l'ho tradotto in termini pop, accessibili a tutti, anche ai non addetti ai lavori. Ovviamente sintetizziamo. Andiamo. Piccola premessa per dovere di cronaca. In realtà, come dicono gli stessi autori dell'articolo, tre di questi vulcani erano già stati identificati in precedenza sulla base dei profili sismici disponibili, ma finora la loro morfologia, la loro natura vulcanica, insomma, non erano ancora state documentate e descritte. Con questo studio, sì. Ora andiamo nel merito di questo video, cioè di come sono stati scoperti questi vulcani. Essenzialmente attraverso tre tipi di dato: il dato magnetico, dato batimetrico e dato sismico. Oh mamma mia, che è sta roba? Mi starete chiedendo, tranquilli, seguitemi. L'importante è capire il concetto, ok? Non i dettagli tecnici. A proposito, alla fine date un voto a questo video, facciamo questo gioco, ok? Siate pure costruttivamente critici, se non capirete nulla, non è colpa vostra, è colpa mia, mi date un bel 2. Partiamo dal dato magnetico. La Terra ha un campo magnetico, lo sappiamo tutti, ok? In realtà, però, se andiamo a zoomare su un'area della crosta terrestre, vedremo che ci sono delle variazioni locali del campo magnetico. Perché? Perché il campo magnetico dipende dal chemismo e dal magnetismo delle rocce. E poiché abbiamo tante rocce diverse, ok, il magnetismo cambia, ok? Detto in soldoni, questo è il concetto. I dati magnetici sono quindi utili per discriminare la natura litologica di corpi rocciosi, che siano essi sepolti o non sepolti, ok? Questo tipo di dato magnetico è usato in tantissimi contesti. Anche per esempio nell'esplorazione di idrocarburi, mineraria, geotermica, ok? Per studiare per esempio le geometrie del basamento cristallino che sta sotto seppellito da una grossa colonna di rocce sedimentarie, ok? Quindi sì, funziona anche per rilevare dei corpi rocciosi seppelliti anche a chilometri di profondità. Per darvi un'idea, un po' come un metal detector, cioè avete presente quelli là che si usano per esempio in spiaggia per identificare pezzi di metallo o monetine. Il concetto è quello. Nel contesto dello studio a sud della Sicilia è stato fondamentale per identificare questi vulcani in maniera chiara. Guardate. Quante caruccia! Quella che state vedendo è proprio la mappa di anomalie magnetiche dell'area di studio, quindi al largo della Sicilia sud-occidentale.
Questi picchi che vediamo sono proprio le anomalie magnetiche causate dalla presenza di rocce vulcaniche, che costituiscono proprio l'apparato vulcanico, ok? Che ovviamente sono diverse dalle rocce che si trovano attorno, che sono rocce sedimentarie. I vulcani li vediamo in maniera chiara, tutti e sei. Attenzione, l'altezza di queste punte non rappresenta l'altezza del cono vulcanico, ma l'intensità dell'anomalia magnetica, che è espressa in nanotesla. Ma rimaniamo, insomma, nel nostro dominio pop senza entrare troppo nel dettaglio. Secondo tipo di dato, batimetrico. Il dato batimetrico ci dà la forma dei fondali marini. È un po' come una scansione dei fondali marini, per cui sappiamo dove è più profondo, dove è meno profondo, abbiamo un'esatta morfologia del fondale marino, ok? Per cui se ci sono delle forme a cono, come quelle di vulcani, le vediamo e le vediamo in maniera chiara solitamente. Guardate le batimetrie che mostrano i sei vulcani. Hanno una forma subcircolare, vedete, sono dei conetti, ok? E in base a queste informazioni gli autori hanno potuto definire la grandezza e la forma di questi vulcani. E la forma e le dimensioni degli edifici vulcanici possono fornire preziose informazioni sulla loro vita, ok? Come per esempio Actea, uno di questi sei vulcani, presenta una colata lavica che si estende per oltre 4 km. Quindi dalla forma capiamo che il vulcano, per esempio, aveva attività effusive. Ditemi voi se non è meravigliosamente interessante. Detto ciò, passiamo al terzo dato, il più figo di tutti, secondo me. Il dato sismico. Per sismico in questo caso non pensiate ai terremoti, no, il dato sismico è un'altra cosa, o si intende un'altra cosa, fornisce un'immagine del sottosuolo. Attenzione però, per immagine non intendo una foto, ok? È un'immagine che deriva da un processo, da certi, insomma, una serie di calcoli matematici basati sulla velocità di propagazione delle onde sismiche, ok? Ma per darvi un'idea di come funziona effettivamente, di come si ottiene un'immagine sismica, ho fatto un video ad hoc, è questo qua, andatevelo a vedere. Ma senza perderci in chiacchiere, la sismica ci dà un'immagine come questa. Una cosa del genere, ragazzi, difficilmente qualcuno ve la farà vedere e ve la spiegherà in termini pop, quindi spero che apprezzerete, ecco. Questa è proprio una sezione sismica del lavoro di Lodolo che appare sull'articolo. Uno spaccato che passa proprio attraverso due dei sei vulcani, Janeiro e Janassa. Cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo cosa c'è in profondità, sotto i fondali marini siciliani. Allo zero corrisponde il livello del mare, ovviamente. Il fondale, vedete, sta a circa 180 metri al di sotto dello zero, ok? Poco meno di 200 metri. Possiamo chiaramente vedere due dei sei vulcani e possiamo vedere addirittura i condotti vulcanici. Cioè, vedete, il segnale risulta sporco dove ci sono i coni in profondità. Ecco, quello è il condotto vulcanico. Attorno ai vulcani ci sono una serie di strati. Ecco, quelle sono tutte rocce sedimentarie che hanno un'età compresa tra i 5.3 milioni di anni fa e oggi. Ok? Sono rocce del Pliocene quaternario. A 600 metri notiamo una sorta di discontinuità. Vedete questi strati che non sono delineati, ok? In realtà non si chiamano strati, ma sono riflettori, ok? Ma non andiamo troppo nel dettaglio. Ecco, qui si passa a rocce molto più antiche. Questa discontinuità in realtà definisce proprio una discontinuità tra due unità di età differenti. Tutto questo pacchetto più profondo è di età tortoniano-messiniano, cioè che hanno un'età tra i 5 e gli 11 milioni di anni. Come vedete, la sismica è uno strumento potentissimo perché è capace di mostrare le geometrie degli strati di roccia anche in profondità, ok? È proprio questo l'enorme vantaggio dell'utilizzo di questa tecnica geofisica. La cosa incredibile è che oggi non esiste nessun dato al mondo in grado di darci tanto dettaglio in profondità, niente. Per cui il dato sismico è da considerare piuttosto unico. Pensate che la sismica, così si chiama in gergo, è usata enormemente nell'industria petrolifera, mineraria, geotermica e non solo. Quando dico usata, però, non intendo usata come contorno, insomma, non è che si usa ogni tanto, no, è un dato chiave, è una costante, si lavora sulla sismica tutti i giorni. Esistono intere equip di geofisici
che fanno gli interpretatori sismici. Ok, uno dei miei ruoli presso l'Istituto Francese dell'Energia, IFPEN, è proprio l'interpretatore sismico. Ecco, così avete anche un'idea, insomma, di cosa faccio per mestiere. Riassumendo, in questo lavoro sono stati utilizzati tre tipi di dati, ok? Tre tipi di analisi sotto un'unica metodologia. Uno, dati magnetici che hanno dato informazioni sulla localizzazione dei vulcani. Dati batimetrici che hanno dato informazioni sulla forma, sulla grandezza, sulla morfologia. E tre, dati sismici che hanno dato informazioni in profondità. Ok, hanno permesso di vedere e analizzare le geometrie in profondità, ma non solo, dando la possibilità di capire diverse cose, come per esempio vedere il condotto vulcanico, ma anche capire una serie di cose dal punto di vista della vita del vulcano. Okay. Ecco come è stata fatta la scoperta. Ora, perché questa scoperta è ritenuta così importante? Beh, la risposta la propongono gli autori stessi nell'articolo stesso, e cito proprio l'articolo. La scoperta di vulcani sommersi così vicini alla costa popolata della Sicilia dimostra che ci sono ampie aree sommerse vicino al litorale ancora poco conosciute e studiate, e si dimostra quanto sia cruciale analizzare la questione del rischio vulcanico per aree costiere densamente abitate come quelle della Sicilia. Ragazzi, spero che questo video abbia soddisfatto un po' la vostra curiosità scientifica. Io sono Andrea Moccia, geologo presso l'Istituto Francese dell'Energia, e nel tempo libero mi dedico al mio progetto di divulgazione scientifica, Le Scienze della Terra senza paroloni. Sappiate che sul canale YouTube ci sono più di 90 video che ho girato nell'ultimo anno e mezzo, in cui si parla non solo di vulcani, ok, assolutamente no, ma anche di fonti energetiche, fenomeni terrestri, materiali e scoperte, ambiente. Insomma, ci sono tante cose a mio avviso interessanti. Se vi piacciono, iscrivetevi al canale YouTube, e se non volete perdere i prossimi video, spuntate la campanella per le notifiche. Io vi saluto e a presto. Un abbraccio.